Ragazzi, è appena conclusa la partita dell'MSP. Io sto per recarmi allo stadio a vedere Inter contro Milan. Spero che vinca il Milan. Io qui ho il direttore sportivo dell'MSP. Dentro questa busta ho due cose importanti, Non te le voglio regalare, ma le devi vincere, perché grazie a crypto.com puoi ricevere due grandissimi regali e mi devi rispondere ad una domanda. Però chi è il miglior marcatore storico del Milan? Pensaci bene. Ma andiamo indietro degli anni però. Lo sai? Secondo me è Nordahl. Nordahl? Verifichiamo, dalle regie mi stanno dicendo che è esatto. Grazie. E quindi, ragazzi, sei curioso di sapere che cos'è? Eh sì, Sei curioso? Eh sì. Vediamo chi è però. La maglia firmata dai giocatori del Milan. La maglia di Giroud. Grazie mille. Firmata da Giroud e tanti altri giocatori del Milan, ragazzi. Ufficiale. Grazie Milan. Ufficiale. Grazie a crypto.com, ragazzi, E io qua ho un'altra maglia firmata che andrò a regalare direttamente davanti allo stadio, ragazzi. Io vado direttamente allo stadio. Grazie. E ci vediamo. Grazie mille. Prego. Ciao. Ciao. E allora, ragazzi, ci siamo. Siamo qui con lo sfondo del bellissimo stadio di San Siro. Siamo qua grazie a crypto.com. Come vi avevo già detto prima, crypto.com, ragazzi, è il più famoso exchange di cripto, che conta più di 80 milioni di utenti in tutto il mondo, ragazzi. Crypto.com, ragazzi, offre un gran numero di servizi legati al mondo cripto, tra cui scambiare facilmente più di 70 criptovalute, ottenere un cashback per ogni acquisto fatto oppure effettuare pagamenti. Crypto.com, ragazzi, ha firmato una collaborazione con Serie A e sta lanciando una nuova rubrica formato quiz fuori dagli stadi italiani, mettendo in palio le magliette autografate dei giocatori più blasonati in Italia. Quindi, ragazzi, link in descrizione per scaricare l'applicazione di crypto.com. Mi raccomando, ragazzi, e adesso andiamo a regalare questi gadget. Allora, ragazzi, ci siamo qui fuori dallo stadio, siamo qui con Nicola, un grandissimo tifoso milanista, vero? Confermi? Numero uno sono. Numero uno. Allora, Nicola, ti voglio fare un paio di domande. Sei aggiornato sul Milan? Molto. Molto? Ok, ti faccio una domanda e se rispondi in maniera corretta potrai vincere un gadget, ci stai? Ci sto, va bene. Perfetto. Allora, la domanda che ti voglio fare è: chi è stato a segnare l'ultimo gol della scorsa stagione? Ti do un indizio. Contro il Sassuolo. Messia. No. Ti do un'altra possibilità. Che sì. Che sì! La risposta è esatta. E quindi bravissimo, perché hai vinto un bellissimo gadget da parte di crypto.com. E allora ecco a te il tuo bellissimo gadget. Sei felice? Felicissimo. Mi raccomando, scarica l'applicazione di crypto.com. Andrò a casa e lo farò subito. Ok. Pronostico questa partita? Vince l'Inter. Vince l'Inter? No, dai, vince il Milan. Va bene, dai, ti ringrazio. Ciao. Eccoci di nuovo qua, ragazzi, siamo qui all'interno dello stadio e siamo con un tifoso veramente accanito milanista, perché lui viene direttamente da Roma per vedere il derby. 1-0 fino a questo momento per l'Inter, partita un po' brutta per il Milan. Speriamo bene, come ti chiami? Mi chiamo Gabriele, speriamo bene nel secondo tempo, magari qualche cambio del mister Pioli, magari l'entrata di Leao, speriamo di svoltarla nel secondo tempo. Allora, una bella domanda, bella e difficile. Okay. Questa domanda vale veramente tanto. Contro chi ha giocato il Milan nella finale di Champions del 2005? Nel 2005? L'ultima finale del Milan. Pensaci bene, Provo con Liverpool. Liverpool, sei un grande. E allora, ragazzo, per aver risposto a questa domanda così difficile, complimentoni. Apriamo la busta in questione. Te la faccio aprire a te la busta in questione. Aprila. Oh, è la maglia firmata di Giroud, ragazzi. Hai vinto la maglia firmata di Giroud. Complimentoni, ragazzi. Prego, figurati, sono un piacere. E allora, ragazzi, dallo stadio è tutto. Speriamo che nel secondo tempo il Milan riesca a vincere e noi ci vediamo col proseguo del video. Ciao!
mondiale. Oggi siamo qua per fare una sfida diversa dal solito. Una sfida tra portieri. Un portiere professionista e un non portiere professionista. Io adesso voglio far entrare il portiere professionista. Lo avete già visto sul canale. Ex Bologna, ex nazionale albanese. Cioè, è ancora della nazionale albanese, però ha cambiato cittadinanza. Giocatore di promozione, Simone Pechini. E ora ragazzi, signori, vi voglio presentare colui che dovrà sfidarlo. Colui che non ha mai fatto portiere, colui che è un dilettante, colui che è un amatoriale e che si cimenterà da portiere per la prima volta in questo canale, ovvero Off Samuel! Ebbene sì ragazzi, perché in questo video ragazzi cambierò ruolo, da centrocampista diventerò portiere amatoriale per un video, vediamo come andrà. Simo, magari nasce un nuovo talento. Magari chi lo sa, nasce un nuovo talento, ragazzi. Io con i guanti non mi ci vedo male, sono bello, eh. Piccoli consigli per chi vuole iniziare a giocare in porta, per i portieri. Com'è il ruolo da portiere? Spiegami un po'. Soprattutto non devi avere paura della palla. Quindi se io ho paura della palla, lascia stare. Questo video si conclude qua, è stato un piacere. Prima di tutto devi avere tre cose fondamentali. Okay. Posizionamento. Yes. Fondamentale. Okay. Riflessi. Ok. E sicurezza. Ok. La terza l'ho messa all'ultimo, ma è forse la più importante. Ok, la sicurezza. La sicurezza. Io sono un ragazzo sicuro. Sono un ragazzo sicuro. Sono... No, sei sicuro, non sicuro. Oh. Oh. Esatto, quindi sicuramente sei nero. E allora ragazzi, bando alle ciance, iniziamo con un riscaldamento, scaldiamo un po', qualche presa alta, certo. No, qualche presa bassa. Poi facciamo 5 rigori, quindi facciamo una bella sfida ai calci di rigori, 5 rigori a testa, 10 tiri da fuori aria, vediamo su 10 tiri quanti ne riusciamo a parare entrambi, e poi un 1 contro 1, 5 1 contro 1 e vediamo chi sarà il portiere più forte di questo video. E allora iniziamo con il riscaldamento, signori. Domanda, come si riscalda un portiere? Riscaldamento di un portiere, ok, comprende queste cose qua. Ok. Si parte con una mobilità articolare, okay, superiore e inferiore. Okay. Poi successivamente si faranno delle prese, okay, basse, alte. Poi si va a fare la parte podalica per riscaldare un po' il giro palla che ci sarà. Poi si vanno a fare delle prese un tuffo, destra, sinistra, e poi dopo si allargano gli spazi, quindi okay, si ampia di più nello spazio, e poi ci siamo. Ci sono. Io direi che possiamo iniziare con le prese alte. Vai! Via! Oh. Via! Ci siamo! L'ultimo! Via! Dani! Dani! Ci sono! Tocca a te! Portiere pro! Yo! Yo! Presa salda! Bene, bene, bene! L'ultimo! Yo! Andiamo! Signori, siamo pronti per andare direttamente ai calci di rigore. Allora, come mi hai visto? Non male. Diciamo che il gesto tecnico delle prese alte non è semplice. Ok. Ci vuole questione di tempo per impararlo. Il ginocchio, mi raccomando, sempre alto per okay, portarci dagli avversari, per non farti sbilanciare dagli avversari. Ok. La voce, quando esci devi spaventare tutti e ci devi essere solo tu e basta. Personalità, sicurezza, questo secondo me è fondamentale per le prese alte. Perfetto. Allora, andiamo subito. La sfida ai calci di rigore. Vediamo, perché ragazzi, io non sono mai stato in porta, non ho mai fatto portiere nella mia carriera. Lui invece sì, e aneddoto che nessuno sa, lui ha giocato contro Kvaratskhelia, signori. Ha giocato contro Kvaratskhelia. Fortissimo, ha fatto un tiro, cosa cosa cosa. Sì, un tiro, poi mi ha fatto doppietta, però sì. Ha fatto un tiro, gliel'ha parato. Ha fatto un tiro, ha fatto doppietta. Però voi ti ha fatto doppietta. E ha vinto il miglior giocatore del torneo. Ha vinto il miglior giocatore del torneo. Fortissimo. Devastante. È devastante, ragazzi. Ragazzi, contro Kvaratskhelia, siamo qua, ci siamo, e allora sono pronto per parare questi rigori. 5 rigori a testa e allora parte Pecosi. Sei pronto? Primo rigore per me, signori. Pechini gli ha parato, vediamo se Samuel ripeterà. Che rigore è? Come paro, signori? 1-1. Ma ora c'è un giocatore brasile, Marquinhos, che è bravo a battere i rigori. Può quebrare calare delle toggine, ne che mi para, scherzi. Allora, parte proprio lui.
L'ha presa, signori! L'ha presa! L'avevano detto che assomigliava a Marquinhos, infatti ha sbagliato. No, l'ho quasi presa, signori! Mannaggia! Ragazzi, presa bassa, l'ho quasi presa, però mi sono tuffato in ritardo. Qui ti è mancato un po' di sicurezza. Sì. Va bene, è in vantaggio, Peco. Però adesso lo recupererò. Obanes, Boko Hataz, Asa del Togia. Le sta prendendo tutte, signori, oh! Le sta prendendo tutte! Guarda com'è! Il giocatore del mondo receba, caralho! Samuel, sta pronto? Come fanno? Quarto rigore, sta vincendo Peco fino adesso, però. Ha rischiato tempo un sbatti in penalti lì. Ragazzi, questo è il primo gol. Olè! Il vichingo! Il vichingo! E qui però se la para Samuel è due punti darei, eh. Tira lì, Samuel. Oh! Te l'avevo anche detto! Te l'avevo anche detto! Ultimo rigore! Allora, sta a noi due. Io contro Peco. Vediamo! Oh! No! Mamma mia, che cosa ha preso in controtempo, signori! Che cosa ha preso in controtempo, ragazzi! Portiere pro! Portiere pro con la O maiuscola! E adesso tocca a me, grande Peco! Oh, piazzato! Spiazzato, signori! E Samuel è rimasto spiazzato! Giuro quasi! Va bene! I rigori non sono, diciamo, il mio pane. Adesso andiamo con i tiri da fuori, signori. Diciamo che per un portiere non è mai semplice parare un rigore. Sono solo 11 metri, quindi è una sfida contro l'attaccante. E bisogna sempre provare ad indovinare il lato. E non è mai facile comunque per un portiere parare un rigore. Però è facile per un portiere pro. E quindi, signori, tiri da fuori. 5 tiri da fuori a testa, vediamo quante parate riusciamo a fare l'uno e l'altro. Ragazzi, portiere pro contro un portiere amatoriale che si è messo in gioco in questo video. E adesso vi voglio dimostrare come sono nero! Come volo, volevo dire. Per i tiri da fuori, signori, abbiamo un ospite molto speciale che nello scorso video, ragazzi, aveva tirato fuori delle perle veramente assurde. Johnny Pace, direttamente dall'eccellenza, il capo dell'eccellenza, ex Sassuolo. Allora, Jonathan, 5 tiri a testa e dovrai impensierirci con i tiri da fuori. Puoi spostartela a calciare, okay. Come puoi calciare da fermo. Com'è il gesto tecnico del tiro da fuori per un portiere? Allora, per i tiri da fuori bisogna stare sempre fermo in posizione quando calcia. Bisogna stare un po' più avanti nella linea della porta, perché sennò se stai in linea della porta lui ha tutto lo spazio per fare gol, quindi devi accorciare lo spazio per calciare. Posizionamento in porta, ci sono delle regole, degli schemi particolari, delle convergenze. Per il posizionamento invece bisogna farsi sempre trovare in bisettrice alla palla, quindi coprire sia il secondo palo e il primo, e così copri tutta la porta sulla palla. Questo secondo me è fondamentale. Esatto. Benissimo, allora andiamo a mettere in prova tutti questi consigli. Sarà dura, però... Parto io, parti tu? Come vuoi. Allora... Se vuoi parto io. Parti tu, Peco, parte il pro, fammi vedere. Allora parte Peco in porta, primo tiro. Vai, Jonah, scaldalo bene. Signori, che parata tirato fuori, ragazzi! Sergei chi? Su questo video raggiunge 15.000 like, ragazzi, facciamo la sfida. Simone Pechini contro Sergei GK! Perché Ragnar non è all'altezza. Nooo! Oh! Allora, vieni! Come faro, signori? Carica al destro! Me lo tiro! Male! Oh! Oh! Come non para! Terzo tiro! Questa, ragazzi, è imprendibile! Questa, ragazzi, è anche per un pro! Ora Jonathan carica al destro! Ma come para, regà? Allora! Posso fare anche il portiere! Lui non sente la pressione, è una macchina. Oh! Che bomba! Qua ha tirato una bella bomba! Con la freddezza con cui si gira, tranquillo. Già. Questo è buono! Palo! Ultimo tiro a Pechini. Ultimo tiro! Ma
che parata ha fatto, signori? Un portiere pro! E che portiere pro? Ma adesso l'ultimo tiro anche per me, ragazzi. Ci sono, scaldati i guanti. Ma che parato ho fatto? Signori, sono qua! Chiamatemi! Il prossimo anno vado io in porta! Comastri, stai attento! Tiri da fuori che sono andati! Complimentoni, Peco! Complimentoni! Parate! Anche a me! Che anche al nostro amico! Jonathan, come sempre, ragazzi, mamma mia, che giocatore! Incredibile! Adesso l'ultima sfida tra portieri. Portiere pro contro portiere amatoriale. Signori, 3-1 contro 1 a testa. E vediamo chi dei due riuscirà a farsi superare di meno, riuscirà a prendere meno gol. Sei pronto, Peco? Pronto. Sei pronto, eh? Pronto. Uno contro uno è tosto per un portiere. Uno contro uno è tosto. Oppure tosto. Più facile. No, è tosto perché non sai mai quando l'attaccante può tirare. Quindi devi capire che quando si allunga la palla devi intervenire. Okay. Devi provare a fare intervento non causando il calcio di rigore, però non è facile. Quindi non va bene tipo entrare sulle tibie, no, sulle caviglie. No, assolutamente. Bisogna aspettare. Tirare i pugni. E appena se l'allunga, vai. Ok. Quindi appena se l'allunga la palla. Se no gli allungo io un destro. Esatto. Ok, allora iniziamo subito. Allora parte il primo uno contro uno. Forza, Peco. Ok. Partito. Jonathan. Andiamo. Oh. Fatto superare la prima. Bravo, Jonathan. Ora sta a me. Signori, ora sta a me. Vado. Non mi superi Kiko! 1-0 per me. Allora ora sta il portoghese contro Simone Pettini. Attenzione, gira. Partito. 1 contro 1. 1 contro 1. Niente, signori. Niente. Uscita a vuoto. Va bene, uno pari. Ultimo uno contro uno. Ultimo uno contro uno, eccolo. Mattia, Jonathan, Jonathan. Vedere se la lunga. Oh! Oh! Da terra gliel'ha presa! Da terra gliel'ha presa! Che parata! Un fenomeno! Ora da me fare l'ultimo uno contro uno. Bello! Avanti! Prova il tiro! Clamoroso! Imparabile! No! E ragazzi! E allora, vi conclude qua questo mio ruolo e video da portiere. Commentate voi qua sotto come sono andato, ragazzi. Questo video era un video un po' particolare. Portiere amatoriale contro portiere pro, professionista, signori, perché ha giocato nei professionisti. Pier, come avete visto? Come mi avete visto? Allora, meglio di quanto mi aspettavo, sicuramente. Così hai detto meglio di Ragnar? Ah, ok. Esatto, ho detto proprio così. Okay. Cioè, per essere il tuo esordio da portiere, non male, vero? Non male, non male, non, non male, male, non male. Non sicuramente male. C'è da migliorare. Fatemi sapere qua sotto se volete altri video dove cambierò ruolo, veste di portiere piuttosto che terzino, difensore, quello che volete. Arbitro. Questo è stato un arbitro. Immaginate il mio esordio da arbitro. Oddio mio. Mamma mia. So già che insultare. Questo è stato un magnifico video. Io ringrazio come sempre ragazzi che hanno partecipato. Mitico Jonathan, Pierino che ha solo guardato. Vabbè, Simone Pechini, ragazzi, vabbè, fortissimo, sì, andatelo a seguire su tutti i social, ragazzi, perché presto usciranno tanti altri nuovi contenuti con lui. Dovete mangiare di riso con il pollo per essere forti come lui, ragazzi. Eh sì, ragazzi, perché il segreto, io lo mangio già, per essere forti in tutti gli sport, in tutti i ruoli, è mangiare riso col pollo. Quindi quant'è questo mio overall? Overall da portiere io darei un bel 82. 82? 85. Io 78. Okay. Io 78. 55. Io 80. 80. 60. Bene. Non male, sempre meglio di Onara. E quindi, signori, vabbè, con questo bellissimo commento, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.